L'economia moderna, frutto della globalizzazione definita speculativa, dove aumentano ogni giorno i poveri, ha colpito anche Siracusa. Città capoluogo che negli anni 70 vantava il reddito più alto del meridione d'Italia e della cittadina più ordinata della Sicilia. Tante le famiglie che sono rimaste senza certezza del reddito mensile e che non hanno mezzi a sufficienza per sopravvivere. Mancano dello stretto necessario, il pane, la pasta, il latte e via dicendo, per sfamare i propri figli, i propri congiunti. Una volta c'era l'elenco dei poveri presso il comune, oggi non ci sono in pratica i poveri, ma i vecchi e i nuovi poveri tutti insieme, come un esercito di disperati che non sono più nemmeno schedati ma invisibili. Gente agiata che stava bene, che lavorava nella zona industriale, operai o impiegati addetti nel diretto o in aziende dell'indotto del petrolchimico siracusano o in altri settori della vita economica e sociale della città, commercianti e artigiani, commesse e garzoni. Tutti vittime della globalizzazione, ora disoccupati, cassa integrati o peggio ancora esodati. Uomini e donne d'ogni età, con tanto orgoglio nell'animo e che non vogliono commiserazione. La pietà, nell'implicita triste condizione della povertà materiale cui si sono ridotti a vivere, che riuscirà a scuotere la forza d'animo del proprio orgoglio per mostrarsi alla società e dichiararsi così mai vinti. Un popolo silenzioso, coraggioso, che non spera più nel miracolo di questa classe politica corrotta e incapace, ma in un nuovo giorno, nell'alba del giusto e non nel tramonto del maligno, e che dichiara apertamente di avere più fiducia nella Chiesa Cattolica, nella Caritas, nella comunità di Sant'Egidio, nel Banco Alimentare e nella Provvidenza in generale che nella politica. Questa classe dirigente che ha fallito miseramente in pieno, uomini incapaci di governare e trovare soluzioni per un rilancio dell'economia. La città è un'industria che può attrarre investimenti e lavoro, ma mancano le capacità manageriali agli uomini che sono stati eletti per un errore dettato dalle lotte della politica, impegnati a curare i propri personali affari invece dei problemi della gente. Ma un giorno arriverà di certo il castigo di Dio.